Il cibo crudo è natura, quello cotto è cultura. Ma ben ritrovati cari amici, rieccovi nella cucina del mitico, fantastico, bravissimo e molto professionale Massimo Daddino. Massimo Daddino, benvenuti. Tecnico del suono o chef? Tutte e due. Tutte e due. 50-50. 50-50, ma guarda, io la parte dello chef però la gradisco di più, non so perché, però anche una buona musica accompagnata da un piatto. Non detto niente. Detto niente. Senti, lì si mangiano transistorini, mix. Qua invece la... Diciamolo, però quanto è importante anche accompagnare un buon sottofondo musicale ad un una piatto. Una pietanza e viceversa, sì. È importante, tu l'hai fatto? Qualche volta. Mi piace lavorare spesso con la musica. Va bene, ok, non andiamo oltre. Lasagne ripiene, il piatto di ieri, che trovate ancora sul nostro sito www.casatua.tv, rivedere la nostra puntata insieme a Max chiaramente, oppure sul sito trovate sempre la sezione ricette qualora voleste rifarla. Oggi invece un'altra ricetta tipica, siamo a San Marco Argentano in provincia di Cosenza. Cuddurie di patani. Cuddurie di patani, cosa saranno mai? Sarebbe in pratica un impasto fatto con patate bollite, che ovviamente abbiamo già bollito, adesso le passiamo un attimo. Le condiremo con del formaggio, pepe, sale, aglio e prezzemolo già tritato, ce l'abbiamo già qui. Poi Le uova che servono per la farina e che poca metterai. Farina, perché l'impasto deve essere molto morbidissimo. Sì. Allora potrebbero essere a metà, tu vai intanto, Perfetto. Potrebbero essere a metà tra le polpette di patata, sì. Le crespelle catanzaresi o i cuddurieddi, giusto? Quelli che a Cosenza si chiamano cuddurieddi. Diciamo che anche la base per certi versi solitamente si utilizza quasi la stessa base per fare pure i panzerotti, solo che lì siamo nel... I panzerotti però sono sempre qui, in questo, diciamo nel territorio sanmarchese. Sanmarchese, sì, anche. Perché panzerotti questi panzerotti... È un prodotto che, diciamo, già parliamo della rosticceria. Insomma. Ecco, allora raccontami, come sono questi panzerotti? Panzerotti, invece di fare il cosiddetto impasto della pizza, normale, su un chilo di farina si fa 750 grammi di farina e il resto di patate. Ah. Ed esce la pasta morbidissima che poi invece di metterla in forno... Altro che manitoba! Anche, lì a suon di patata, di patana. Di patana, a patana. La chiamiamo a patana da Sila. A patana. Allora, sì, oggi vedremo. Ogni tanto vado in tilt, anch'io, come CD. Sì. Ma ormai i CD non saltano più, com'è la storia? Una volta non saltano più perché non si producono più. Ormai è tutto su hard disk. Che tristezza, ma vero? So. Com'era bello il graffiante del disco che girava. Mettevi crack, lì. Crack. Quanti minuti prima che andasse in onda? Quello era un bel da farsi, perché effettivamente puntare la puntina sul disco, poi sentire l'inizio, stare lì pronti a lanciare il disco. Però che emozione. Sì, è vero. Devo dire, sì. La stessa emozione che può darti la realizzazione di un piatto, giusto? Anche, è ovvio, sì, perché poi, ripeto, come abbiamo detto già, appunto, ti ho raccontato nella puntata di ieri, è sempre una questione di creatività, quindi crei lì, crei qui. La tua creatività parte più o meno da quanti anni fa? La creatività... Eri già un bambino creativo per dirtela abbastanza, proprio così, in modo spicciolo. Sì. Da quando mi hanno regalato un pacco di Lego. Cos'è che hai costruito? Sì, un camion. Sì. Quindi difatti impazzisco per mezzi di trasporto di questo genere. Importanti. Mi piacciono, sì.
camion, ruspe, tutte le situazioni un po'. Anche i tuoi figli amano questi mezzi di trasporto? Marco, il piccolo sì, ama a dismisura le macchine, infatti ne ha un parco che non finisce mai. Quindi Marco ti segue nei motori, mentre Luca ti segue da un punto di vista culinario. No, lui invece è più un artista, ma artista nel vero senso della parola. Del tipo? Vai. Disegna benissimo, cioè veramente bene, bene. Speriamo non perda la mano, anzi, crescendo. Stiamo cercando di, che il tuo polso è un polso, però ti voglio aiutare, non grazie, so perché, guarda. Così ho finito di e gira fare qua, sta gira patata. Ma ritorniamo sulla patana, nonché patata. Sì. La patana, come deve essere? Ok, va bene. Basta, dai. Vai. Ha detto basta lui, insomma. Ha detto basta lui. Come deve essere gestita la patata prima? Allora, di vedere ovviamente questo passaggio. Va bollita con tutta la buccia, sì. Poi la speliamo, la peliamo tutta quanta. Calda, fredda, tiepida? E possibilmente, sì, più calda possibile. Più calda possibile? Sì, più calda possibile. Perché in modo questo? Che poi, ce lo vuoi in spiegare? Modo che poi vada ad impregnarsi un po' meglio di tutti. A precuocersi anche, no? Volendo, a legarsi bene con la farina. Sì, sì, anche, certo. Non abbondare col sale perché hai la pressione alta. Sì, hai parlato con il mio medico tu, eh? Sì, sarà che ti conosco un pochetto, certo. Va? Allora, quindi come vedete abbiamo messo un po' di sale. Sì. Sumettiamo aglio e prezzemolo, pirino di pepe. Sì. Facciamo un pirino, poi chi piace di più, di meno. Pepe, sale, parmigiano. Pepe, non devono mancare. Mettiamo tutto, questo qui, ecco qua. Sì. E poi... qui, vabbè, mettiamo un uovo, dice, può bastare, però noi avremo le dosi poi per realizzarne abbastanza di queste cuddulietti, i patani. Andiamo ad amalgamare bene e poi la farina quanta se ne prende? Farina man mano perché ripeto è un di fatto l'impasto adesso lo vedrai è molto morbido, morbidissimo. Ok, non ci perderemo quindi nulla. Bene, va impastato per benino in modo che lo rendiamo veramente una poltiglia, vedi? Questa è una ricetta tipica sicuramente del luogo in cui ci troviamo, di San Marco Argentano. È una ricetta estremamente povera, se vogliamo, difatti le patate il non discorso mancavano mai. Del appunto formaggio, tutti quegli arricchimenti tipo il pepe, cioè, non è che una volta effettivamente si utilizzavano, però... L'aglio sicuramente. Sì, aglio, prezzemolo, formaggio, questo sì. Formaggio, pecorino sicuramente. Bravissimo. Pecorino, sì, a dismisura il pecorino calabrese. Allora, mi metti un po' di farina? Sì, posso andare con le mie mani? Sì, vai, ecco metti qua. Vai. Vai, metti un altro po', perfetto. Mm-hmm. Aspetta che adesso la faccio riprendere, poi... Vediamo. E senti, un piatto solitamente preparato in quell'occasione, buffet, feste, sì, diciamo Natale, che era pasto. Anche un appunto, solitamente Natale, nel periodo natalizio si utilizza tanto. È una tradizione un po' diffusa in tutta la Calabria. Certo, questo difatti è più presente, a differenza delle lasagne che abbiamo parlato ieri, appunto è più presente in una... in un tempo specifico, no, dell'anno. Sì. Però quando viene la voglia uno se le fa lo stesso. Vabbè, oggi ecco qua, mettiamo un altro pochettino di un altro po'. Sì. Quindi più o meno una bella polpetta rappresa dovrebbe essere più sì, o meno. Diciamo di ma poi deve riposare, può essere fritta subito, spiega. Diciamo che se riposa un po' di più si amalgama meglio, quindi si rassoda anche tranquillamente, insomma, quindi riusciamo, la facciamo stare un pochettino di più. Va bene. Mentre il nostro caro Massimo Daddino va avanti con la sua passione da chef, uno chef professionista, anche se adesso è occupato a fare il tecnico del suono, che è un'altra sua grande passione, un 50% alla musica, un 50% alla cucina, due cose che insieme poi starebbero benissimo, bisognerebbe soltanto ritagliarsi i giusti tempi per entrambi, ma oggi come oggi è un po' complicato, insieme poi a Marco, a Luca, non deve essere semplice gestire tutte le cose, ma intanto vi stiamo dando un po' contezza della bravura del nostro Massimo Daddino, che ha lavorato un po' in giro nei ristoranti della Calabria, in particolare e non solo, perché prima ti sentivo ieri parlare delle lingue anche, dove sei stato fuori? No, beh, lingue... Forse attraverso la musica? Sì, più che altro, sì. La conoscenza, sì. Mentre fuori invece una cucina, per esempio, che ti è rimasta particolarmente nel cuore, che... Ma diciamo la cucina romana,
Come te capisco, guarda. Non è che perché si avvicina molto alla nostra, sì. Per certi versi, sì, insomma. Sì, sì, quindi, è vero. È vero, i ripieni, i sughi. Allora, come si andrebbe... È corposa come è corposa, la nostra. Bella così. Sedano, carote, cipolle, vai. Bravissima. Bene, cipolla, come si va go-go, avanti? Insomma. Sì, sì. Amatriciana. Sì. Amatriciana, vino a go-go. Certo. Allora, come si va avanti? Si riposa un allora, po'? Allora, si riposa un pochettino, poi la stendiamo e iniziamo a fare questi anelletti. Ok, i congiuri, va insomma. Bene, se tu mi intanto lavo, vuoi, sì, vuoi lavare le mani, io cari amici, voglio ricordare che tra poco noi andremo a friggere, intanto a sfilare prima i cururiedi, poi andremo a friggere in olio extravergine d'oliva abbondante, giusto Max? Sì. Bene, però prima vi voglio dire, durante la pubblicità potreste... anche pensare ad una ricetta al bergamotto da realizzare. Fatevi ispirare dal Borgo Santa Trada, che sarà una delle località che vi ospiterà qualora vi aggiudicasse il terzo premio. Come dovete fare? Dovete andare sul sito internet www.prodottidelsud.it, andate a vedere la sezione dei prodotti, visitate la sezione dei prodotti dedicati al bergamotto, pensate, realizzate una ricetta e inviatela a redazione @casatua.tv. Verranno selezionate 3 ricette, quelle più gustose, quelle più autentiche, le più innovative o magari chi lo sa, quelle che ci piaceranno di più, e vinceranno queste 3 ricette e diversi premi. Il primo premio sarà una creazione realizzata apposta per noi dal maestro Orafo Gerardo Sacco con tema bergamotto, un weekend ristoratore da tutti i punti di vista al Grand Hotel della Ville di Villa San Giovanni, e una cena degustazione in un grande evento che vedrà il re bergamotto principe in gastronomia. Vi aspetto tra pochissimo, dopo la pubblicità, sempre a casa tua, anzi a casa di Massimo Daddino. Vi aspettiamo. Di mamma Lucia, va? A tra poco! Avete pensato alla ricetta al bergamotto? Sì, sono sicura che troverò un sacco di mail a redazione @casatua.tv. Come stiamo andando avanti adesso? Poi io a proposito ti mando la mia, eh? Eh no, certo. Guarda, tu sei tra sicuramente quelli che hanno un'altissima probabilità. Possibilità. Sì, soprattutto ci terrei tanto a farti trascorrere il weekend all'hotel della Villa, al Grand Hotel della Villa. Che ne hai tanto bisogno? Sì, un po' di relax non mi farebbe non male. Non guasterebbe. Allora, formare degli anellini. Eccoli qua. Come ti dicevo, è estremamente morbido l'impasto. Sì, quindi sì, sì, sì. Le mani calde non aiutano tanto, però insomma, bene o male. Guarda Max, ci stai facendo cosa gradita, perché non sono le solite crespelle o i crispelli o i cururieri di sola farina con una piccola percentuale di pasta. Qui al contrario, più patata. Sì. E meno farina. Infatti, come vedi, appunto, cioè la farina è un di più giusto per rassodare, ma ecco appunto, rassodare un po' e quindi mantenerlo un po' più compatto. Non vedo l'ora di mangiarle, non vedo l'ora di mangiarle. Credo anche voi, vero? Mi sta venendo l'acquolina in bocca? L'acquolina in bocca non è nient'altro poi che la preparazione del nostro stomaco ad accogliere del cibo, no? Come tu ben certo sai, la secrezione gastrica. Poi c'è gente che ce l'ha tutto l'anno, tutti i giorni, 365 acqua, giorni l'anno. Acqua, 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 fuoco, 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 acqua, fuoco. Ok, l'olio mi sa che... Sì, dovrebbe essere volenterosa. Ti chiama, se vuoi te le posso... Sì, osa, vai. Certo che oso. Oso sì, okay, oso sì. Ok, andiamo. Ecco, vai prima tu, va? Vado. Vediamo un po', insomma no, aspetta, non è tanto volenteroso, quindi sta facendo solo rumore. Bravissimo. Mm-hmm. Fa tanto rumore, ma poi alla fine senti il tuo fiore, la rosa rossa, rosa insieme rossa, al blu, vedi, sì. Sono qui le colte, qui al giardino, se non fosse stato per mio padre Papa Francesco. La specialità di Papa Francesco qual è invece? Il vino. Beh, io, nonostante ci sia un ottimo greco di Stati, delle cantine Stati, che accompagneremo perché questo è un antipostino sfiziosissimo, gli piacerà anche quello. Ma sono curiosa però di assaggiare anche il suo. Okay? Sì, assolutamente. Preparate i boccali, io arrivo. 15 minuti e sono da voi. Bene, bene, quindi olio extravergine d'oliva per friggere, quindi prediligiamo gli ingredienti della dieta mediterranea. Quindi consumate
ortaggi di stagione, frutta, verdura, cereali, legumi, lenticchie. Ma perché no? Anche, guarda che cosa ti do io in omaggio. Ah. Questa è una piccola mascotte che tu dovrai tenere e regalarti in un giorno di libertà preparando un bel piatto con la salsa da nonna. Puoi anche dissociare, perché in realtà io ti consiglio la farina, i sedanini con farina di castagne, con un sugo come ce l'ha consegnati la nostra amica della Valle dello Sceriffo, ce l'ha consigliati con dei funghi porcini. Mmm, deliziosi. Sì, qualcun altro con la zucca gialla, chissà il tuo estro quale ingrediente sceglierà. Beh, effettivamente, per andare ad abbracciare questi sedanini. Zucchina e... i gamberetti non sarebbero pure male. Bravo, te l'accendo. Benissimo, allora okay. Questa è tua, ok? Perfetto. Mettiamo qui. Va bene, questi li lasciamo qua. Dovrebbero uscire a momenti, eh? Ah, mi sposto. Mi sposto perché le vogliamo qui accogliere. Quindi più o meno, vabbè, devono dorarsi? Sì, sì, sì. Né più né meno che una semplice doratura. Poi là, per quanto abbiamo messo aglio, prezzemolo e tutto il resto, sì, li possiamo condire se vogliamo sia con sale sia con zucchero. Con lo zucchero. Come piace a voi bambini? Col sale o con lo zucchero? Secondo me dipende dal momento della giornata, vero Max? Già, per esempio, prendi mio figlio Luca, sì, salato come sì, papà. Attento alla pressione, attento alla pressione arteriosa, bevi molti, tanto infatti succo. Sono stato al gommista, quindi è tutto a posto. Mi riferivo all'altra pressione, all'altra macchina. Sì. La macchina umana, bevi tanto succo, hai scoperto la salsa da nonna. Che io adoro. Che tu adori. L'altro. Questo è il peperoncino, quindi qualora volessi realizzare... Ancora meglio. Un cocktail energetico. Sì. Puoi aggiungere anche un po' di vodka. Ah, pure? Ah, certo. Ma sinceramente ho sempre bevuto il succo di pomodoro, che poi tra l'altro era sempre quello che facevamo noi, chiaro, che facciamo noi a casa, chiaro, no? Senti, ma pure tu quando magari le mamme, le zie o tutti quanti stava lì a fare la salsa, mettevi le mani o col cucchiaio ad con andare la cannuccia. Con la cannuccia. La cannuccia che poi tra l'altro la facevamo con gli ziti, la pasta lunga. Fantastico, un classico. C'è proprio nel codice genetico l'impronta dello chef, non c'è niente da fare, è nel codice genetico di Max Daddino, Massimo Daddino, c'era sicuramente che avrebbe fatto lo chef, poi anche magari la scoperta dell'amore e della passione per la radio, per le frequenze, per la musica, per i mixati, tu mixavi anche. Che cosa mixavi ai tempi tuoi? I grandi successi di all'epoca. Successi. Solo grandi successi. Da Corona, che ne so, chi mi viene più? Guarda, allora, ai tempi di Corona... ce n'erano un'infinità. Ai tempi di Corona, qui ci potrebbe aiutare il nostro regista, ai tempi di Corona ci poteva essere Bob Marley, giusto? Anche sì, con qualche pezzo magari un po' Bob più. Bob Marley forse magari un pochettino prima. Un po' prima, sì, vero. E poi guarda che non mi già Miroquei. Anche. Sì. Io metto a fare gli altri due e arrivo, Insomma, erano i primi anni 90, da come tu mi stai. Diciamo metà, che lì 95-96. Sì, sì. No, 92 per l'esattezza. Appunto, erano i primi anni 90, sì, con Corona. Sì, meno male, sì. Sì. Correggeteci se sbagliamo. Madonna, Vogue 1987, quello è stato proprio Vogue, il... Vogue, che spettacolo, Madonna. Madonna mia. Allora, mi verrebbe voglia di... Cos'è questo zucchero? Sì. Io ti faccio la distinzione. Bravo. Ok, allora, zuccherato. Sì, o salato. Oppure salato, c'era tanto tempo fa, esatto. Che poi chissà chi ha fatto sparire. Cioè, sei stato tu questa volta. Sì, appunto, sì. Collaboratrice di giustizia. Sì. Sempre. Okay. Chiaro che sì. Eccolo, allora, qua. Cari amici, ci state prendendo gusto? Bene, allora, prendete carta e penna o il vostro tablet o iPad. Oggi è così che si consuma meno carta utilizzando questi strumenti elettronici. Sì. Tu ce l'hai?
No. Carta e penna? Carta e penna. Sì, così. È un... O meglio, quando posso carta e penna, se no nel 90% dei casi purtroppo. PC. Ahimè. PC e Word. Scrivere è anche uno sfogo, è terapeutico come cucinare, quindi quando potete prendete la vostra vecchia biro. Allora, per realizzare i cuduredi i patani alla Sammarchese, vi occorrono 500 grammi i patani o di patate silane, sì. 3 uova, quanto basta di sale e pepe, quanto basta di formaggio grattugiato, quanto basta di prezzemolo, quanto basta di farina 000? 0, 0. Sempre 0. Quanto basta di olio extravergine d'oliva. Bene, bene, bene. Potete rivedere questa ricetta sul nostro sito www.acasatua.tv e chiamate al numero verde per comunicare con noi, per dirvi quali sono le vostre sensazioni, i vostri suggerimenti, anche perché no, le vostre critiche. Avete perso qualcosa, dimenticato di dirvi qualcosa, sbagliato a dire qualcosa? Chiamatemi 800 088 335. Devo dire che spesso mi chiamano delle signore simpaticissime, soprattutto dalle parti di Scalea, San Nicola Arcella, sono fantastiche perché guardano la televisione, soprattutto Vito Calabria la guardano tantissimo, certo. E non si perdono nulla, non posso dimenticare un ingrediente che mi chiamano e mi dicono, sì, signora Anna, allora mi sono perso, e io poi prontamente, certo. Però felice di parlare con loro e di trascorrere 5 minuti in allegria. Vabbè, ovvio. Vado? Vai, quello è salato, eh? Lo so. Caro, lo devo far raffreddare perché tu lo sai che io sono... Sì, che poi tra l'altro molto ti dirò, veloce nel mangiare. E solo, diciamo... Fai finta di resistere invece di... No, dico appunto... Mi sembrava. Ma brucia solo ed esclusivamente la parte esterna. Tu dici che ci posso andare? Lui ci è andato prima di me, chissà per quale motivo. Allora Max, salutando un po' la famiglia in generale, tu hai insieme... a te ci sono altri due fratelli, giusto? Sì, Ernesto... Allora c'è Ernesto, che sarebbe appunto poi il proprietario dell'Europa, poi c'è mio fratello Tonino, che sta su a Milano, che è sempre nel campo direttore d'albergo. Ti salutiamo, perché potrà vedere le puntate sul nostro sito, su YouTube, in tutto il mondo. Tony Daddino, Mediolanum Motel, lo vediamo. Tony Daddino, sì. E quindi... e poi niente, vabbè, salutiamo ovviamente i... C'è nel papà che ti voleva dire qualcosa. Cosa? Ah. Cosa voleva dire? No. Vieni, Francesco. Cosa voleva dire? Sì, vieni qua. Vieni qua. Un bicchiere di vino, un duce, una cosa. Vieni che ci prendiamo il bicchiere di vino, no, Francesco. Facciamo una cosa. Vi presento. Ci chiamava perché... Prendiamo il bicchiere di vino. Per chiedere un liquido... Liquido alcolico. Apriamo. Polifenolico. Vino, polifenolico. Antocianico. Va bene, allora Francesco, sono contenta che sei venuta a trovarmi. Tu scegli, quale vuoi, quella salata o quella dolce? Ma un vino, meglio la salata. Santa Madonna, apriamo sta bottiglia di greco di starti e poi dopo di questo andiamo sul tuo, va bene? Ok, Max, vieni da questa parte. Ma veramente stai eseguendo? No, te l'apro con questo io. Oh, perdonami. Io stavo cercando... Tutti i capuccioni. Allora, quanto ti piace sta ricetta, Francè? Mettiti qua così, papà. Sì, sì, vai tranquillo. E tu? No, questo. Tranquillo, è buonissimo. Insiste, vuole farmi assaggiare il suo vino. Ma come devo fare io? Come devo fare? Allora, i bicchieri li prendiamo di là? Sì. No, ce li beviamo dopo. Adesso solo la stappiamo per buon augurio. Adesso stappiamo e beviamo dopo. Ecco, beviamo dopo. Senti Max, qualora volessero contattarti i nostri amici, come devono fare? Hai un sito? Personale Facebook? No, non sono neppure su Facebook. Radio sono Sound? Solo su Twitter. A Twitter? Okay. Massimo Daddino, dai qualche riferimento. Punto. Massimo Daddino... Vogliono il numero di telefono? No. No, appunto, quello no. E su Twitter basta mettere semplicemente Massimo Daddino. Ecco, va bene. Quindi, sicuramente. Se non si sente bene la radio, mi chiamate. Se avete un matrimonio da fare, mi chiamate. Cosa fai ai matrimoni? Cucina. Cosa? Fatti capire che cosa fai ai matrimoni. Magari vai lì per fare il giudice di pace prima che... No, vabbè. No, non sono uno dei più grandi esperti di matrimonio, a prescindere da questo, però... Ah, va bene, però appunto per questo potresti insegnare qualcosa. Ok, ci siamo, metti il naso, dimmi se è meglio il tuo. Dai.
Sono quasi vicini, capito Antonio? Stati, te le porto una bottiglia per fartela assaggiare. Allora, bene, abbiamo concluso con un finale a sorpresa con Francesco. Dove l'hai lasciata Lucia, Francesco? Lucia, l'ho detto, sta aspettando quando siamo già pronti. Siamo prontissimi, ecco. Prendiamo i bicchieri e trinchiamo. E allegria ai cudurenni patani. Grazie Max. Un saluto a tutti, ai figli, moglie, eccetera, eccetera. Ciao. I vostri prodotti sono unici e grazie per averci ospitato nella vostra cucina. Ce ne sono tanti, idee, cose di ambiente, come fare. Ci vuole tempo a riunirsi e a dire. Tu prepara, noi ci riuniamo. E stamani. Ci andiamo e veniamo. Ciao. Attenzione, che, attenzione ciao. Che viene pure qualcuno. Grazie. Da qualche altro posto a trovarti. Buone cose da mangiare a tutti. Ciao.